Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono XBacard e oggi siamo qui con un rituale che non ha mai portato nessuno in tutta YouTube Italia. Come sempre vi cerco di portarvi nuovi contenuti, nuovi rituali, anche perché basta che ne porto uno fuori linea e te ti copiato da quello, te ti copiato dall'altro. Ma lasciamo stare questo argomento, oggi siamo sul rituale di Five Nights at Freddy's. Qui ragazzi c'è la seconda videocamera che guardate, che vedrete, la seconda ripresa, quindi ora ve la farò apparire davanti allo schermo, perché a questo ci arriviamo dopo. Innanzitutto ragazzi vi chiedo con tutto il cuore di supportarmi con tantissimi like, arriviamo a 2000 like con un prossimo nuovo rituale, quindi nuovo che non ha mai portato nessuno in tutta YouTube Italia. Che poi se non sbaglio questo rituale l'ha portato solo uno youtuber americano e basta, ma che poi nemmeno ho visto il video. Mi raccomando, supportatemi, se siete nuovi mi raccomando iscrivetevi, basta veramente un click, attivate la campanellina, seguitemi nella mia pagina di Instagram che trovate sotto in descrizione, anche perché vi chiedo scusa se in questi giorni pur essendo, non so se si potrà dire quella parola, comunque se siamo tutti a casa vi sto portando pochi video perché voglio portarvene pochi ma buoni, neanche a portarvene tanti poco interessanti, ma cerco di fare il mio meglio. Importante, prossima settimana arriverà il video della tavola Ouija, che abbiamo raggiunto 2000 like nello scorso video di Jeff the Killer. Che dire raga, quindi non temete, non cominciate a dire che io non penso a voi, non voglio portare il video della tavola, sì ho paura ma lo porterò, state tranquilli. Quindi non sarò molto attivo appunto qui su YouTube, un video a settimana sicuramente, però sarò molto più attivo su Instagram, xpacker.official, posto almeno una storia al giorno. Vediamo adesso raga, perché è la seconda volta che succede, non capisco, è la mia, cioè anche però la prima volta che succede una cosa del genere, però in questo video è la seconda volta che si spegne. Quindi iniziamo subito col rituale. Cosa bisogna fare? Come vedete mi sono piazzato qua davanti alla fotocamera e dietro il fantomatico Freddy. Perché fantomatico? Perché mi sono scordato il foglio. Comunque, perché appunto devo avere bisogno di un orsacchiotto e quindi ho preso lui, però c'è bisogno di un foglio, quindi vado a prendere il foglio e arrivo. Eccomi qua, bisogna prendere un foglio e scrivere I'm ready for Freddy in questo modo. Questo qui è il foglio, quindi prepariamoci subito. Bisogna metterlo qua davanti a me, adesso voi non lo vedrete, tanto non c'è di bisogno. L'importante è, ok, me l'ho scordato io di farla ripartire quando ero andato a prendere il foglio. L'importante è stare attenti a lui. Perché bisogna stare attenti? Perché io durante il gioco non... Mamma mia, l'ombra è bruttissima, raga. Durante il gioco non mi potrò mai girare. Mai, raga, qualsiasi cosa accada non mi posso girare. Quindi è importante. Quindi, foglio pronto. Devo recitare, devo dire I'm ready for Freddy 3 volte. E poi Freddy come here 3 volte. Dopodiché, col cellulare, devo far partire la canzoncina, raga. Quella di... del box lì, del gioco. Ovvero questa qui, vi ricordate che per chi ci avesse giocato penso tutti, mi pare che fosse il 2 dove se non avremmo fatto partire quella canzone Freddy ci avrebbe attaccato. Quindi ricapitolando, foglio davanti, ripeto queste parole, dopodiché farò partire la canzoncina e una volta finita aspetteremo che Freddy intervenga. So benissimo che la canzone non è quella originale del gioco, se non sbaglio, però io il link dove ho preso questo rituale mi ha mandato direttamente a questa canzone. Quindi proviamo, metto qui e iniziamo. I'm ready for Freddy. I'm ready for Freddy. I'm ready for Freddy. Raga, non so se... penso sia suggestione, ma mi è parso vedere l'ombra muoversi, non lo so. Quindi, non mi posso girare, mi raccomando. Poi, Freddy come here. Freddy come here.
Freddy, come here. Faccio partire la canzone. Raga, c'è 2 minuti di canzone. Lo so che è un po' lunghino, però non posso farci niente io. Siamo più o meno... Raga, mi viene troppo da girarmi, ma non devo. Non devo, raga, mi viene troppo da girarmi. Ma raga, io se non sbaglio l'ombra prima non era così. Io spero, cioè, provo a fare meno tagli possibili, raga, ma prima il pupazzo se non sbaglio non era così. Raga, io dove... Mi voglio girare, raga, per forza. Raga, è stranissimo. Cioè... Raga, ho... Sto registrando col cellulare, vero? Fatemi vedere un attimo una cosa. Ok, sto... Sto riprendendo, ora raga provo a lasciarla così, l'ultimo minuto. Cioè io raga, ho spento un attimo per vedere se c'era. Oh cavolo raga, sentite il rumore? Porca miseria. Raga, fermi, più fermi possibile. È finito. Freddy, andiamo qui perché esce la pubblicità. Cavolo, scusate raga, ho rotto anche il cellulare, non mi frega nulla. Freddy, are you here? Porca miseria raga. Freddy, are you here? Io mi vorrei girare. E se mi giro che cavolo succede? Raga, però so... È una delle regole più importanti del rituale. È... Cioè, dicono che se non sbaglio Freddy così rimane in casa. Per mandarlo via, raga, ho capito che devo mettere la canzone di nuovo. E durante la canzone, perché lui, vi ricordo che... Amava quella canzone. Ah, quella è l'ombra mia. Raga, io a sto punto voglio mandare un attimo via Freddy e voglio girarmi. Freddy, go out. Freddy, go out. Freddy, go out. I'm not ready for Freddy. I'm not ready for Freddy. I'm not ready for... Raga, mi sto inceppando, non so perché. I'm ready for... I'm not ready for Freddy. I'm not ready for Freddy. I'm not ready for Freddy. Cioè, raga, non riuscivo a dire all'ultima? Bene, quindi spero che questo video vi sia piaciuto, questo rituale e... Vi dico la verità, non so se pubblicarlo, non sapevo, ora, penso l'abbiate visto, ma vi dico un po', sono un po' indeciso se pubblicarlo, perché è un rituale molto strano, molto, molto, molto. Vi dovete più che altro basare sulla mia sincerità, perché per tutto il rituale ho dovuto guardare voi, non sono potuto andare in giro per casa, anche se il rituale diceva di farlo in una stanza solamente. Non mi sono potuto girare per controllare, per fare altro, quindi niente raga, vi lancio una sfida. Visto che sono, che è uno dei pochi rituali che posso fare anche in casa da solo, perché è solo in una stanza. Se questo video arriva a
Lo so, è tantissimo, raga, lo so, ma siccome dicono che se faccio questa pazzia rimane per tutto il tempo in casa, ma se questo video arriva a 3.000 like, rifaccio questo rituale, ma tutto a modo mio, ovvero il mio format, che l'ho portato io questo format in Italia, ovvero infrangere le regole dei rituali. Quindi se questo video arriva a 3.000 like, infrangerò le regole di questo rituale, ovvero mi girerò quando mi pare. Una delle regole più importanti è proprio quella, che non mi devo girare. Ditemi nei commenti cosa potrò fare per, come si dice, per provocarlo ancora di più. Veramente, se non siete ancora iscritti, supportatemi iscrivendovi e noi ci vediamo al prossimo video.